Salve a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo i pretzel giganti. I pretzel sappiamo che è un pane di origine tedesca. Girando per le varie città d'Europa ho assaggiato questi pretzel giganti spettacolari. Li voglio replicare in casa. Facciamo l'impasto a mano direttamente in una ciotola. Inseriamo l'acqua in un recipiente. Sbricioliamo il lievito all'interno. Andiamo a sciogliere con una frusta, inseriamo lo zucchero, a questo punto il burro a pezzetti, tutta la farina, sulla farina il sale. Adesso impastiamo il tutto. Usiamo una farina di media forza che abbia almeno 10-12 grammi di proteine. Raggruppato l'impasto si può mettere anche su una spianatoia o tavolo. Lavoriamo l'impasto finché non si sciolgono tutti gli ingredienti e diventa liscio. L'impasto è pronto, lo mettiamo in un recipiente con farina sopra e sotto. Pellicola trasparente, facciamo triplicare il suo volume a una temperatura compresa tra i 25 e 28, massimo 30 gradi. Potete anche accendere il forno a 30 gradi, poi spegnete e lasciate l'impasto all'interno. L'impasto è pronto. Andiamo a rotolare un poco. Andiamo a formare dei pezzi. Pesiamo 150 grammi, diamo forza arrotolando. Dopo giusto 2-3 minuti che l'impasto si è un po' riposato, andiamo a formare i pretzel. Quindi facciamo un bastoncino lungo. Quindi le prendiamo, le mettiamo la teglia da forno. Se il pretzel tende a restringersi, ovviamente perché l'impasto sarà nervoso, possiamo comunque allargare durante la lavorazione ogni volta che lo maneggiamo. Adesso facciamo lievitare per un'oretta, sempre a una temperatura calda tra i 26 e i 30 gradi. Acqua bollente, quindi bicarbonato. Farà questa schiuma ovviamente. La particolarità della cottura di questo pane è praticamente l'acqua bollente con il bicarbonato. Ma io ho sbirciato un po' in una città italiana, c'era in uno street food, c'erano dei sudamericani che facevano questo sistema sempre con l'acqua e il bicarbonato, come ho fatto vedere adesso, ma vanno a mettere direttamente l'acqua sui pretzel anziché metterli direttamente nell'acqua, che è rischioso prenderli poi con un attrezzo e metterli nella teglia. Li vado direttamente a bagnare con l'acqua direttamente nella teglia. Vi faccio vedere. Metto l'acqua in un contenitore, l'acqua bollente, e vado a mettere direttamente l'acqua sui pretzel. Fate in modo che l'ultima lavorazione e lievitazione la date con l'acqua bollente, altrimenti se sono troppo lievitati rischiano di collassare. Già notiamo che i pretzel iniziano a gonfiarsi, togliamo l'acqua in eccesso. Io, oltre al sale classico del pretzel, vado ad aggiungere anche porchetta e provola. Vi assicuro che più i pretzel saranno
lievitati e più quando li caccerete dal forno risulteranno morbidissimi. E granelli di sale. Cottura a 200-220 gradi, forno statico per circa 8-10 minuti. Ragazzi, veramente veramente spettacolare, una nuova ricetta, una nuova modalità ovviamente di pretzel. Io non mi nascondo che li ho sbirciati dai sudamericani, quindi questo è tipico del Sud America sicuramente.